Clades Lolliana. Scommetto che questo nome non dirà assolutamente niente alla maggior parte di voi. Tuttavia, si tratta di una battaglia romana, una sconfitta romana estremamente importante che da Svetonio è stata addirittura paragonata a Teutoburgo, anche se non del tutto a ragione a mio avviso, e che rappresenta insieme proprio a Teutoburgo una delle due più importanti e umilianti sconfitte di Augusto sotto il suo regno. E il fatto che non ne sappiate niente è perfettamente normale, perché nelle fonti se ne parla pochissimo e poiché è stata volutamente e sistematicamente dimenticata. Tuttavia ha un'importanza fondamentale anche perché questa sconfitta è stata il casus belli per l'invasione romana della Germania. E della Clades Lolliana parliamo nell'episodio di oggi. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. La Clades Lolliana avviene molti anni prima di Teutoburgo, che menzioneremo perché, come accennato, Svetonio, nella sua vita dei 12 Cesari, la paragona proprio alla Clades Lolliana. E per la precisione avviene nel 16 a.C., un momento molto particolare per quanto riguarda i rapporti tra Roma e i Germani. Ne parleremo senz'altro più diffusamente in un altro episodio che sto programmando di fare sulle motivazioni che portano i Romani a volere la Germania. Qui, per riassumere un discorso che altrimenti sarebbe piuttosto complesso, vi posso però accennare che Marco Vipsanio Agrippa, il braccio destro, il braccio militare armato di Augusto, nonché uno dei più grandi politici sicuramente del periodo a cavallo tra la fine della Repubblica e la nascita dell'impero, sta cercando di ridefinire quelli che sono i contorni di Roma verso est, verso la Germania. E andando contro quello che era stato il progetto di Cesare, che voleva fermare il mondo romano al Reno, Agrippa guarda oltre, e Agrippa guarda oltre particolarmente a quell'area che va dal Reno al Visurgis, l'odierno Weser. E qui sta plasmando tutta una rete di alleanze, rapporti diplomatici e via discorrendo, ma non militari, per far sì che il mondo germanico che sta al di là del Reno man mano passi nell'orbita romana. Questo anche per meglio pacificare e rendere sicura la provincia di Gallia, della quale è governatore fino al 17 a.C. In tutto questo, Agrippa non è ancora riuscito a convincere del tutto Augusto della necessità, a suo avviso, di andare oltre il Reno. Quindi si sta muovendo per via prettamente diplomatica. Come detto, Agrippa lascia il suo incarico di governatore della Gallia nel 17 a.C., poiché viene mandato a governare la Siria da Augusto, e nel 17 a.C. subentra invece al suo posto colui che dà il nome a questa Clades Lolliana, ovvero Marco Lollio Paolino. È un personaggio di cui non sappiamo tantissimo. E tuttavia quel poco che sappiamo dalle fonti che ci parlano in modo diretto e sicuro di lui non sono propriamente lusinghiere. Parliamo di Plinio il Vecchio, del grande storico dell'età di Tiberio, Velleio Patercolo, che ce lo descrive in questi termini: uomo in ogni cosa più avido di denaro che di agire bene, e assai incline al vizio, pur cercando di dissimulare in ogni modo i vizi. Non dobbiamo troppo stupirci di questa descrizione così negativa di Lollio, anche perché dobbiamo ricordare in primis che Velleio Patercolo scrive molto male anche di Varro, che è una figura che in realtà non meritava sicuramente la cattiva nomea che ancora oggi si porta dietro, ne abbiamo parlato in un precedente episodio. E in più Marco Lollio, alla fine della sua vita, della sua carriera, entra in contrasto diretto con Tiberio. E Velleio Patercolo, essendo un uomo di Tiberio, nonché una sua specie di propagandista, è molto chiaro che parli anche molto male di quelli che sono i suoi, come dire, avversari. Della vita di Lollio precedente al 17 a.C. possiamo ricostruire altri aspetti da altre fonti, principalmente da Appiano nelle sue Guerre Civili. Se Lollio è il Marco menzionato proprio da questo autore, sarebbe stato un legato di Bruto alla battaglia di Filippi. La famosa battaglia dove i Cesaricidi vengono infine sconfitti da Ottaviano e Marco Antonio del 42 a.C. e dopo questa sconfitta Marco Lollio viene proscritto, poi con una vicenda che in Appiano ha del rocambolesco, nella quale lui tra l'altro si fingerà anche uno schiavo, riesce infine poi a farsi perdonare da Augusto, e questo grazie all'intercessione di Agrippa. Non sappiamo quanto la storia di Appiano, che qui ora non vi riporto per intero, sia vera, ma senz'altro contiene un fondo di verità. Lo abbiamo visto anche con Varro, lo si vedrà con anche altri personaggi. Quanto Augusto cerchi di riconciliarsi nel corso degli anni con tutti coloro che erano stati degli anti-cesariani.
con l'olio in particolare si riconciliano in modo tale che noi sappiamo che questi combatte poi a fianco di Ottaviano anche ad Azio, la famosa battaglia del 31 a.C. che vede la definitiva vittoria di Ottaviano su Marco Antonio. Grazie a questi atti l'olio si è guadagnato la fiducia di Ottaviano, che nel frattempo diventa Augusto. Nel 25 a.C. lo troviamo infatti come governatore della Galazia, una provincia dell'Asia Minore, e sappiamo che si comporta in modo decoroso in questo suo incarico. Nel 21 a.C. è fatto console e dal 19 al 18 a.C. è governatore della Macedonia. Dopodiché, come abbiamo detto, nel 17 a.C. è infine mandato a governare la Gallia. Durante il suo mandato in Gallia, Lollio si deve trovare ad affrontare dei movimenti ostili da parte delle tribù germaniche oltre il Reno. Questo perché, nonostante i tentativi diplomatici di Agrippa, o forse dovremmo dire a causa di questi e di quella che è percepita, probabilmente anche in modo giusto, come una eccessiva ingerenza romana nelle questioni dei germani, parecchie delle popolazioni al di là del Reno iniziano a mettersi sul piede di guerra. In particolare sappiamo da Cassio Dione che i Sugambri sono coloro che guidano questo movimento bellicoso di germani, seguiti a ruota da Usipeti e Tencteri. Tuttavia, da altre fonti come Floro veniamo a conoscenza anche di altri popoli che si uniscono alla guerra che i Germani stavano preparando contro i Romani. In particolare sappiamo dei Cherusci e dei Suebi. Sono tutte popolazioni che abitano in quell'area che era stata proprio l'interesse delle politiche di Agrippa, quindi quell'area che è stata il Reno, il Visurgis. Floro ci riporta poi che nel decidere di fare guerra ai Romani, i Germani iniziano anche già a pensare come si spartiranno il futuro bottino e ci dice che i Cherusci avevano scelto di prendersi i cavalli, i Suebi l'oro e l'argento e i Sugambri i prigionieri che avrebbero poi fatto. La guerra comincia con un atto di provocazione violento e assolutamente inaudito. Infatti, secondo Cassio Dione vengono catturati 10 cittadini romani, mentre secondo Floro vengono catturati 20 centurioni romani che erano in missione oltre il Reno, perché non lo sappiamo, le ipotesi avanzate sono state varie, tra cui anche un possibile tentativo di reclutamento di giovani reclute germaniche. Questi prigionieri vengono poi crocifissi. E con questo atto brutale, secondo Cassio Dione, in sostanza i Germani è come se avessero fatto una sorta di terribile giuramento di sangue con il quale si impegnano a lottare contro i Romani. In più dobbiamo aggiungere un altro aspetto, come è stato per esempio evidenziato dal professor Umberto Roberto nel suo Il nemico indomabile, ovvero che la provocazione era stata volutamente massima in questo caso, poiché i Germani dovevano essere molto bene a conoscenza, altrimenti non l'avrebbero fatto, del significato che la crocifissione aveva nel mondo romano, poiché si tratta di una condanna a morte terribile che era riservata soltanto a determinate categorie di condannati a morte, particolarmente possiamo pensare ai non cittadini, nonché ai ribelli. Si trattava di un tipo di condanna a morte che, oltre a essere estremamente dolorosa, era anche estremamente umiliante, quindi i Germani sapevano perfettamente, forse, anche la reazione che avrebbero scatenato nei Romani. E subito dopo questo atto, nel 16 a.C., questa coalizione di popolazioni germaniche oltrepassa il Reno e mette a ferro e fuoco il territorio che sta al di là del fiume. E questo porta alla reazione di Lollio, che organizza l'esercito e si muove per intercettare questi invasori. Di quello che accade dopo esattamente sappiamo abbastanza poco, abbiamo una descrizione molto scarna da parte di Cassio Dione, nonché qualche accenno qua e là nelle altre fonti che vi ho già citato, però quasi niente. Non sappiamo neanche effettivamente dove la clades lolliana, ovvero la sconfitta che Lollio sta per subire, avvenga. È stato supposto che si sia svolta in un qualche punto lungo la valle della Mosa, che è uno dei principali fiumi europei, che nasce in Francia, scorre in Belgio e nei Paesi Bassi, si getta nel mare del Nord e si ricongiunge al Reno soltanto nel grande delta, appunto, di quando si getta a mare. Non abbiamo idea di Lollio quanti uomini comandi, l'unica, anzi, non è una certezza neanche questa, come vediamo adesso, l'unica, chiamiamola certezza che abbiamo, è che comandi una legione quinta. Non ci viene detto quale, e questo non è una cosa da poco, perché di legioni quinte negli anni delle guerre civili, particolarmente anche negli ultimi anni, quelli quindi tra Ottaviano e Marco Antonio, sono state più di una. Possiamo avanzare diverse ipotesi, ma in particolare due.
un'ipotesi però molto debole, che potesse trattarsi della Legio Quinta Macedonica, però questa ipotesi appunto è debolissima perché presumibilmente dal 30 a.C. al 6 d.C. la legione in questione è in Macedonia, motivo per cui acquisisce poi questo cognome molto particolare. Molto molto più probabile è invece che si tratti della Legio Quinta Alaude. Si tratta di una legione che aveva pochi decenni alle spalle, la Legio Quinta Alaude, era stata reclutata da Cesare, composta inizialmente da Galli, dalla Gallia Transalpina, e nel corso del tempo è diventata una delle legioni più fedeli di Antonio e una delle sue più affidabili per quanto concerne le guerre di Antonio contro i Parti. La Quinta Alaude probabilmente combatte anche la battaglia di Azio, però dalla parte di Antonio, e dopo la sconfitta viene integrata nelle forze di Augusto, prima mandata in Spagna per le guerre cantabriche, e nel 19 a.C. la troviamo poi sulla frontiera del Reno, dove rimarrà fino almeno al 69 d.C. Oltre ad almeno questa legione, possiamo immaginare che ce ne siano state anche altre nell'esercito di Lollio. Sappiamo che c'era anche una componente di cavalleria ausiliaria. Questo lo sappiamo dalla unica descrizione che abbiamo di questo scontro, sono un paio di righe, non di più, che ci dà Cassiodione. Lo scontro è scritto in modo molto succinto. Ci viene detto che la cavalleria ausiliaria viene mandata in avanti, anzi, Cassiodione parla di cavalleria romana. In questo senso dobbiamo ricordare che nel periodo del Principato la cavalleria legionaria era pochissima, anzi era sul punto ormai di scomparire, mentre le parti di cavalieri erano sempre più composte da ausiliari, come tra l'altro ben sappiamo da, per esempio, i reparti di cavalleria ausiliaria germanica comandati da Arminio a Teutoburgo. In questo particolare periodo storico, nel 16 a.C., la cavalleria dell'esercito romano doveva essere composta per la maggior parte da ausiliari galli e da ausiliari forse anche iberici. Ecco, la cavalleria viene mandata in avanti, non sappiamo se in avanscoperta o se perché ha individuato il nemico e si è buttata in avanti, questo Cassiodione non ce lo sa assolutamente dire, non lo riferisce, sappiamo che cade in un'imboscata. E l'imboscata da parte dei Germani è una tattica usata più e più volte contro i Romani, è uno dei pochi modi per sconfiggerli o provare a sconfiggerli in campo aperto. Come vedremo in un altro episodio che sto progettando di fare, è infatti una tattica che si ritrova sia in alcune loro vittorie, come la Clades Lolliana oppure Teutoburgo, che in alcuni scontri che sono parecchio sconfitte. Infatti abbiamo la guata ai Pontes Longhi contro Aulo Cecina Severo durante la campagna di riconquista del Germanico, e poi abbiamo una delle prime fasi di Idistaviso. La guata contro la cavalleria romana evidentemente riesce perché questa viene messa in fuga e inseguita dai Germani, che piombano, se a quanto sembra di leggere da Cassiodione in modo abbastanza inaspettato, sulle legioni romane di Lollio, che vengono sconfitte. Anche qui non ci viene detto alcun dettaglio, ci viene soltanto detto che Lollio viene sconfitto. L'altro dettaglio che ci viene riferito è che la Quinta Laude perde la sua aquila. E questo è un affronto gravissimo, tra l'altro un affronto che verrà poi ripetuto, come sappiamo bene, anche per quanto riguarda Teutoburgo, nel quale le tre aquile delle legioni vennero catturate dai Germani. Questa sconfitta è una delle poche e gravi sconfitte di Augusto durante il suo regno. Non è una sconfitta che causa probabilmente una perdita di uomini devastante, come sarà poi Teutoburgo, per esempio. Perché infatti lo stesso Svetonio ci dice, nonostante la paragoni a Teutoburgo stessa, che è una sconfitta che è più umiliante che seria, il che deve significare che evidentemente nonostante la perdita dell'Aquila questa sconfitta non sia stata così grave, almeno questo a posteriori, poiché in realtà da Augusto deve essere stata percepita come una sconfitta veramente difficile da mandare giù, tant'è vero che è il motivo per cui Augusto attua uno dei suoi pochissimi, forse l'unico, spostamento da Roma. Infatti, da Roma si sposta personalmente in Gallia per prendere il controllo delle operazioni e vi rimarrà per 3 anni. Questo perché nel frattempo questa sconfitta lo ha portato a decidere che è arrivato il momento di conquistare la Germania e di conquistarla nell'unico modo che i romani sanno veramente destreggiare bene, ovvero quello delle armi. È una sconfitta che per Augusto deve essere umiliante per più motivi. Ora, nel periodo della cosiddetta Pax Romana, in realtà Augusto ha aperto alcuni fronti di guerra, quello della Germania sarà uno, ma dobbiamo ricordare, anche se è quasi dimenticata anche questa, che nel 26 a.C., per esempio, era stata totalmente fallita la conquista dell'Arabia, che era stata tentata per cercare di annettere un territorio, l'Arabia Felix,
che era molto ricco, che avrebbe garantito un passaggio verso poi l'Oceano Indiano e verso l'India e la Cina via mare. È una sconfitta umiliante anche perché, appunto, abbiamo detto che viene persa un'aquila, e questo quando poco tempo prima, nel 20 a.C., era avvenuta una celebre restituzione, ovvero la restituzione da parte dei parti, scusate il gioco di parole, delle aquile sottratte e catturate a Carre nel 53 a.C., una delle peggiori sconfitte mai subite dai romani per mano dei parti. Ed è una restituzione molto importante, tanto che se fate caso alle varie decorazioni che sono sulla corazza della famosa statua dell'Augusto di prima porta, vedrete un emissario partico che sta porgendo l'aquila a un Augusto in armatura ed elmo. È esattamente la rappresentazione della restituzione delle aquile. Ora, è anche vero che probabilmente dopo poco tempo, forse anche i germani della Clades Lolliana restituiscono l'aquila. Perché abbiamo un accenno per il quale i germani si spaventano abbastanza presto e si rendono conto di aver fatto un passo più lungo della gamba, poiché l'olio comunque sia si riorganizza e vengono anche a sapere che Augusto si sta mettendo personalmente sul piede di guerra. Per cui è possibile che per cercare di riparare al danno fatto restituiscano l'Aquila sperando di rimettere a posto i rapporti. Tuttavia, l'oltraggio subito necessita di una necessaria vendetta, una vendetta sacra, la Ulzio. Ne parleremo più approfonditamente quando vi parlerò di Germanico e delle sue campagne, poiché la campagna a vendetta di Teutoburgo acquisirà i caratteri proprio di una Ulzio, di una vendetta sacra. In più, Augusto ha beneamente anche la sicurezza della Gallia, che ogni due per tre si sta ritrovando a essere sulle sue frontiere orientali, razziata e minacciata da incursioni di germani. E questo naturalmente non significa che Augusto deciderà, come ogni tanto leggo ancora, di andare a conquistare la Germania contro la sua volontà, per così dire, perché costretto. Possiamo però dire che senz'altro si trova, forse costretto, forse forzato, forse alla fine potremmo dire quantomeno convinto, che il vero modo per far entrare la Germania nell'orbita romana non è più con la diplomazia, come ha provato a fare Agrippa fino a quel momento, ma è con le armi e con l'esercito. Quindi per i germani, nonostante abbiano provato a ricucire i rapporti, è decisamente troppo tardi e presto si troveranno ad affrontare le legioni romane, in quella che sarà la conquista della Germania, che vedremo però in un altro episodio, forse in più di un altro episodio, con le campagne famose di Druso e Tiberio, che prima di rivolgersi verso la Germania saranno impegnati in un'altra importantissima campagna, della quale vi ho parlato in un precedente episodio, ovvero la conquista dell'arco alpino, conquista che è assolutamente necessaria per creare un retroterra finalmente del tutto romanizzato e sicuro, per permettere la creazione di infrastrutture, in particolare strade, che permettano alle legioni di poter marciare speditamente verso il Reno e verso la conquista della Germania.